Buongiorno a tutti, bentornati sul mio canale. Oggi è 10 settembre e sono qua fermo in mezzo al verde perché voglio fare una terza sigillatura del bagno. Perché la prima volta che feci il video per le sigillature del bagno, feci queste qua, intorno al cesso, queste qua. E la seconda parte invece feci le sigillature, cioè la sigillatura questa sopra al piatto doccia, questa superiore. Mentre oggi invece voglio fare la sigillatura, non penso sia un lavoro anche abbastanza veloce, questa qua che rimane, diciamo che rimane fra sotto il mobile, fra qui, sotto l'armadietto, che questo qui e il piatto doccia, che è questa. E se mi ci rientra con le tempistiche, perché avrei da fare anche altre cose, vorrei fare anche questa sigillatura qua. Quindi, dato che c'è un po' di tempo, ho detto va, mi ci metto. Ne volevo fare una fuori, ma qui sono in mezzo al bosco. E che il problema è che ci sono dei tafani a questa maniera. E sono sceso prima per andare in bagno e fa la spisciacculatina fuori. E mi sono ritrovato due o tre tafani che mi camminavano, uno su un braccio, due sulle gambe. Ho detto no, aspetta un po', vado dentro perché quando pinzano gli fanno male parecchio. E allora ho detto intanto faccio questo e poi magari. Più qua mi sposto e faccio anche le fuori, però magari non in questo punto qui perché mi mangiano vivo. Allora, ho appena tolto gran parte della sigillatura vecchia che c'era qui fra il mobile e il sopra della doccia, diciamo, col taglierino mio che c'è pochissima lama perché è tutta spezzata, ma comunque va bene lo stesso. Ora non ho ripreso nel mentre tagliavo perché sono uno spazio un po', insomma, non proprio ristretto, ma neanche tanto comodo, quindi non ho ripreso quando stavo togliendo la sigillatura. Comunque ve la faccio vedere. Non era nuovissima, non sarebbe stata da cambiare, però io, dato che ho tempo da perdere oggi, quindi perché non mettermici a farlo? Allora, eccola qua, tagliata. Prima chiaramente a filo mobile, prima da sopra e poi sempre a filo mobile con la lama, cioè a questa maniera qui, prima da sopra e poi da sotto, così, e da sopra, insomma, per quanto ci possa riuscire. Comunque la sigillatura vecchia, eccola, già tagliata. Ora poi toglierò i residui, comunque è già l'ho già fatta. E per togliere i residui io ci dovrei passare, ecco, sta venendo, vieni, sì, vabbè, c'ho da ripastarci col trincetto, ecco, da togliere un po' di roba che c'è rimasta appiccicata all'interno, via l'interno qui. Del lavoro. Bene, sta venendo abbastanza bene. Via, ho fatto una passata sola, sta venendo abbastanza bene. Chiaramente sì, era buona, però l'ho voluta rifare comunque. Allora, parte bassa come finita di pulire, ora c'è un bel po' di residuo qui sul piatto doccia, che chiaramente prima di cominciare a fare il video ho messo il nastro adesivo intorno al tappo dello scarico dell'acqua della doccia, se no poi mi ci vada vecchio sigillante dentro e poi c'è il rischio che si intasi tutto. Quindi ho rimesso il nastro di protezione. Questo invece è tutto il residuo che ho levato del lavoro di qua. L'ho ripulito tutto. Sì, c'è rimasto anche il briciolino, ma ora tanto quando poi lo parto a risigillare lo tolgo definitivamente. Tolto tutto il residuo. E ora voglio tagliare anche questa parte qua. E poi vedrò come viene fuori, penso bene. Ora scusate, non mi metto a ripigliare quando taglio perché o taglio o ripiglio perché qui l'ambiente è un po' strettino, quindi
Cioè, non è stretto, ma se devo fare due cose insieme, specie nell'angolo, è un po' un problema, anzi direi anche impossibile, quindi o ripiglio o taglio. Preferisco tagliare e riprendere dopo. Allora, tolto tutto il... Ce n'avevamo buttato un quintale in questo punto, comunque. Tolta tutta la vecchia sigillatura. Guarda che bestia di roba che gli è. Cioè, venuta via tutta insieme, praticamente. Però, insomma, gli è un quintale di roba. Ora, vabbè. Tolto anche la vecchia sigillatura qua. Oddio, ci hanno buttato un quintale perché c'è un po' di spiraglio in più rispetto a qua, a regola, perché è stata attaccata alla parete, non lo so, vabbè, comunque, ora io finisco di pulire, però faccio soltanto la parte inferiore, la parte superiore la faccio un'altra volta, perché ora non ho tempo, c'ho da fare, ora appena finisco qui metto un moto, aspetto mezz'ora, magari tiro un pochino, poi metto un moto, perché ho da fare altre cose oggi. E non avrei tempo di fare anche la parte sopra, quindi intanto faccio questa e aspetto una mezz'oretta, perlomeno 40 minuti, un'ora, so che abbia tirato un minimo, e poi magari metto un moto e vado. Cioè, non è che si sposta nulla, non è che il bagno si muove, si sposta, però magari le vibrazioni col sigillante fresco non possono dargli noia, nel senso può venire qualche sbavatura, non lo so, parlo io, cioè parlo così da ignorante, perché ripeto, non sono del mestiere e parlo da ignorante. Comunque la comincio a darci sigillante, ora guardo se c'è verso di riprendere mentre ci do il sigillante lì nell'angolino, ci avrei più piacere. Allora, ho provato a trovare una posizione per mettere la videocamera, ma non cioè, la videocamera mi ci stava con la ventosa piantata in terra, e il problema è che non ci lavoravo io, cioè ci lavoravo, ma sarei andato davanti all'obiettivo e avrei ripreso il mio gomito più che riprendere il lavoro di sigillatura iniziale per la parte verticale dell'abbandino che poi combacia con la parete. Comunque ora lo faccio vedere. Ce l'ho messa parecchia perché, ripeto, la sigillatura che c'era prima era questa, insomma era parecchia roba, quindi d'altro canto ce n'ho dovuta buttare parecchia. E poi col ditino bagnato con l'acqua, se no vengono riccioli, ci ho passato, l'ho distesa. Insomma, è venuta bene. E ora faccio anche la parte sotto. Questa però mi piacerebbe ripigliarla. Se trovo il sistema. Sistema di posizionare la videocamera, perché sennò è un po'. Insomma, ora guardo se trovo il verso di sistemarlo. Così dovrebbe andare bene come posizione. Allora, cominciamo. Allora, sembra venuta abbastanza bene. Ora, mettendo il ditino sott'acqua, ora mi sono partito anche in Nirvana da soli, c'ho lo stereo vivente. Vabbè, mettendo il ditino sott'acqua e cominciando a distendere col dito bagnato, altrimenti vengono i riccioli. Si comincia a fare così. C'è
non vi sono proprio capito. Ora qui magari era magari qua ci devo ripassare un po', che ce l'ho messa un pochino di sigillante in quel punto lì. Vabbè, ce lo ridò, non è un problema. Il problema è capire perché mi parte lo stereo da solo. Vabbè, comunque. Ecco qui magari ci devo ripassare. Perché cavolo ce l'ho dato meno? Boh. Vabbè. Ce l'ho un attimo di passato un po', ora ridito sotto l'acqua e si ritorna a distendere qui che per sbaglio ce l'ho messo un po' meno, regola ci pigiavo meno, mi starò rincoglionendo, non lo so. E anche qua. Le spavature bianche eccessive ai lati, insomma ai bordo lì, come qui, levarle è una pischerata, tanto ancora fresco. E diciamo che per ora, insomma, mi sembra venuto abbastanza bene, considerando il fatto che non sono del mestiere, è abbastanza, insomma, accettabile. Sì, vabbè, quelle sono sbavature, niente di che. Queste allora sbavature tolte, a parte che la lì vabbè per me ci rimane, tolto le sbavature e niente, è venuto bene, via, poteva venire meglio, sono d'accordo, ma sono anche d'accordo sul fatto che poteva venire peggio. Ora devo togliere tutto questo piadinereccio, devo togliere tutti i residui, dopodiché avrò finito carte Cobain rinvivito, perché qui sopra parte da solo. Niente, per ora è tutto, se vi sono piaciuti i miei video, questo, i precedenti, quelli che farò in futuro, mettete un like. Iscrivetevi al mio canale, qui è pieno di tafane, ora mi mangiano vivo. Domande o consiglio, mi dico sempre, scrivetele nei commenti. Prese di giro, scrivetele nei commenti. Condoglianze che si mi sbranano i tafani oggi, scrivetele anche quelli nei commenti. Niente, per ora è tutto, ci vediamo ai prossimi video.